Potrebbero essere temporaneamente alloggiati nella dismessa caserma Rossi dell'Aquila i migranti che arrivano in Abruzzo. L'ipotesi che la caserma aquilana possa divenire un centro unico potrebbe essere presto realtà. Secondo il capogruppo di Noi con Salvini in comune, Emanuele Imprudente, questa soluzione, che per ora è temporanea, potrebbe divenire in futuro stabile. Attualmente, lo ricordiamo, sono 675 profughi ospitati nei centri di accoglienza temporanea della provincia, mentre il totale regionale è di 2.498, con la provincia di Chieti a quota 664, quella di Pescara a 150 e infine la provincia di Teramo, che ha accolto 649 migranti. Qualche giorno fa sono arrivati all'Aquila, ma solo di passaggio, gli ultimi 40 profughi assegnati alle strutture di accoglienza delle altre province, 20 a Chieti, 10 a Pescara e altri 10 a Teramo. La città, secondo Emanuele Imprudente, non può permettersi ad oggi, dopo il terremoto, l'accoglienza dei migranti. In Abruzzo ad oggi le caserme dismesse, ricorda, sono due: la Rossi, che prima ospitava il 9° reggimento Alpini, oggi alla Pasquali dopo la chiusura del 33° reggimento Artiglieria Acqui, e la Battisti di Sulmona. Il dubbio legittimo che viene, afferma Imprudente, è che si stiano cercando degli spazi pubblici già allestiti, con letti e quant'altro. Fermo restando, dice ancora, che i rifugiati politici vanno sempre accolti, è giusto e meno dispendioso, tuttavia, aiutare chi si sposta per problemi economici in casa propria. Imprudente parla anche del rischio che i migranti possano essere accolti negli appartamenti del fondo immobiliare, che ci sono all'Aquila dopo il terremoto. Intanto in città è comparso uno striscione di Casa Pound con scritto «Refugees not welcome», cioè «I profughi non sono i benvenuti». Con questa azione vogliamo dar voce alla perplessità dei cittadini sulla trasformazione dell'ex caserma in un centro accoglienza, ufficialmente temporanea ma che potrebbe trasformarsi in definitiva. Continueremo la battaglia contro questo business di pochi privati che lucrano sui lati appalti per l'accoglienza, ha detto Simone Laurenzi di Casa Pound. Già in precedenza, lo ricordiamo, a Pizzoli, popoloso comune dell'Aquilano, erano comparsi degli striscioni. Era intervenuto il sindaco Gianni Anastasio per la rimozione, ma aveva comunque specificato il primo cittadino che a Pizzoli esiste già un sostanzioso numero di migranti ben integrati e che il comune dell'Aquila non poteva permettersi altro. Ricordiamo anche che nelle idee del primo cittadino Massimo Cialente c'era quella concreta di trasformare tutta l'area della Rossi in una cittadella dove raggruppare tutte le scuole aquilane. Una situazione paradossale che ha anche dell'incredibile. Dal 22 giugno scorso via San Gabriele della Dolorata all'Aquila, nella zona di San Sisto, è completamente chiusa. Il motivo? Un'antica fornace di proprietà privata che risulta pericolante e a rischio crollo. Da anni così. Almeno 12, ci spiegano. Il guaio è che in zona insistono tantissime attività commerciali, ma anche molte famiglie che abitano in condomini ristrutturati e che da due mesi circa sono completamente tagliate fuori. Un disabile addirittura non può più uscire da casa. Commercianti e famiglie sono barricati e infuriati, anche perché non esiste una viabilità alternativa e nessun intervento si sta portando avanti. Commercianti e famiglie stanno portando avanti, tra l'altro, anche una raccolta firme per chiedere al comune di intervenire al più presto. Come si può vedere anche dalle riprese, qui specialmente in via San Gabriele, da due mesi le famiglie sono completamente isolate, di cui il problema più grande è che a distanza di 50 metri da qui ci sono anche delle persone disabili. Se eventualmente dovrebbe intervenire un'ambulanza, io non so realmente che cosa potrà succedere. Questa è la cosa più importante. Una situazione che è resa ancora più pesante dalla chiusura della vicina via Aldo Moro, interessata lo scorso 25 luglio da una frana che ha interrotto la viabilità nell'importante arteria di collegamento per la zona di Valle Pretara e per la quale c'è un'inchiesta della procura. La strada è stata messa a rischio crollo dall'intervento di abbattimento di un palazzo adiacente al manto stradale. I lavori di scavo delle fondamenta del palazzo hanno sottratto stabilità al manto stradale, che è rovinosamente franato. La strada è chiusa a qualsiasi passaggio, sia di auto che di pedoni, per la salvaguardia dell'incolumità, ma nessuna rassicurazione in ordine a un intervento di ripristino della viabilità è stata data agli operatori e residenti del quartiere, che hanno addirittura sentito parlare di oltre 6 mesi di chiusura. Tante, dicevamo, le attività commerciali che alimentavano i servizi primati nel quartiere, costrette ora a fare i conti con l'interruzione di affluenza dovuta senza dubbio al repentino blocco della strada. Queste attività commerciali che sono in questa zona sono già allo stremo, visto che la crisi è già totale. Con queste chiusure delle strade, sia di via Aldo Moro che di via San Gabriele Addolorata, purtroppo non potremo vivere a lungo. Il problema più grande è che le istituzioni in questo momento, via San Gabriele è chiusa da 2 mesi. Ogni giorno dicono sì, stiamo provvedendo, stiamo facendo, ma in realtà queste cose non stanno andando avanti. Via Aldo Moro, che è una di quelle strade principali, in questo momento la viabilità è completamente
chiusa, cioè per arrivare alle attività commerciali i clienti non sanno come fare. La cosa più importante è che fra qualche giorno ripartiranno le scuole e in quelle zone in cui la viabilità, pullman, scuole, poste, banche e quant'altro sono irraggiungibili. Fino al 13 agosto prosegue il Festival Voci della Montagna, che è giunto alla sua quinta edizione. Musica classica, popolare e etnica ad alta quota in alcuni dei punti più suggestivi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Un festival unico nel suo genere negli Appennini e nel centro-sud. L'ha ideato Elvira Di Bona, violinista e filosofa. Gli organizzatori della kermesse sono Wildlife Adventure e l'associazione culturale Voci della Montagna. Voci della Montagna beneficia del patrocinio dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, del Comune di Pescasseroli e del Comune di Opi, nonché dell'aiuto di alcuni soggetti privati che intendono investire in occasioni di valorizzazione e richiamo per il territorio. Il quartier generale del festival è Pescasseroli e Opi, ci si muove su e giù nel parco. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e avvengono in mezzo al bosco in un rifugio appenninico. Sono previste incursioni nella musica turca, indiana, classica nel segno di Beethoven e Mozart, sudamericana con Piazzolla, nel contemporaneo di Pierre e del giovane compositore Fabio Massimo Capogrosso. La parola chiave quest'anno è stata diversità. La musica e la natura rappresentano tante diversità nei ritmi e nelle armonie, ma anche nella flora e nella fauna. Tutti gli eventi, come dicevamo, sono a ingresso gratuito. Giovedì 11 agosto, Germanofobia. Il sestetto di flati dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, con Gianluca Sugli e Luca Iacobucci a clarinetti, Massimo Martuscello e Giuseppe Reggimenti ai fagotti, Alessandro Monticelli e Vittorio Sette ai corni, con musiche di Mozart e Beethoven. Sabato 13 agosto la serata finale con Fuochi di ghiaccio, con Alessandro Soccorsi al pianoforte e le musiche di Mozart, Liszt, Scarlatti, Chopin e Capogrosso.